Largo Marengo si apre ancora quella che è la storia di Canichetti attraverso Lupunto, la seconda edizione. L'anno scorso c'è stato un grande successo, ecco, questo scorcio di Canichetti magari non dimenticato, quindi non apprezzato, non visto da tutti, invece diventa un luogo di aggregazione, l'agorà culturale che è stata scelta ancora una volta per la presentazione e i racconti del professor Augello. Sì, Largo Marengo è un luogo un po' dimenticato, nel senso che sfido chiunque a ricordarsi dove si trova e sfido chiunque ad avere memoria della storia di questo posto. L'anno scorso noi abbiamo assunto l'iniziativa di riportarlo a nuova vita, a ridare splendore, l'abbiamo ripulito, abbiamo portato qui tante persone che sono state pazientemente ad attendere il preside Augello, ad ascoltarlo mentre raccontava un po' di alcune delle pillole contenute nel suo libro. Quest'anno l'evento si ripropone in una nuova veste, con un'altra dinamica e una scaletta assolutamente rivoluzionata, un po' più una festa popolare. L'idea è riprendere le tradizioni siciliane, rileggerle alla luce dei cambiamenti sociali, della modernità, della voglia di approccio più moderno che sicuramente c'è dietro tutto questo, e portare le persone in un posto dove normalmente non vengono. Allora, questa sera avremo una scaletta pienissima, sarà un vero e proprio spettacolo, come la definisco io, una vera e propria festa popolare. Mentre l'anno scorso abbiamo proposto ed ha avuto un grandissimo successo un caffè letterario, quest'anno invece l'impostazione è completamente diversa. Ci sarà naturalmente uno spazio dedicato al caffè letterario, sarà una discussione, una conversazione tra il preside Augello e l'anima della nostra associazione, che è appunto l'avvocato Salvaggio. Ecco, ci sarà questo scambio anche di opinioni, naturalmente tutto incentrato su quello che è la storia di Canichetti, su quello che è il recupero delle tradizioni popolari, dei mestieri. Sì, certo, si parte sempre da lì, si parte soprattutto da Canichetti in 138 pillole, l'ultimo libro appunto che ha scritto il professore Augello, perché Lucuntu nasce proprio da lì. Chiaramente, quindi il nostro obiettivo è sempre quello di valorizzare il centro storico di Canichetti, ma a parte questa mezz'oretta, diciamo, dedicata appunto alle pillole e soprattutto alla conversazione tra le due persone forse più importanti della serata, appunto l'avvocato e il preside Augello, c'è tanto altro veramente stasera. Abbiamo invitato dei gruppi musicali come il gruppo La Trivella, che fa musica folk, musica popolare. Naturalmente saranno con noi l'associazione Lo Nigro, con un coro polifonico e un ensemble. Ci sarà la partecipazione della scuola Giada School Dance del maestro Savio Aleo, vedremo esibirsi i suoi allievi. Ci sarà anche la Compagnia del Tempo Relativo, che ha deciso di diciamo recitare, o meglio di riadattare una poesia del grande poeta bagherese Buttitta in dialetto nostrano. Sarà un'interpretazione meravigliosa, e ancora canzoni popolari di Olivia Sellerio, ci sarà di tutto, insomma, ascolteremo anche diversi strumenti musicali come chitarra, flauto traverso, spero di non aver dimenticato nulla, anzi un'altra cosa la voglio dire, la performance di Luna Marrali, la figlia del professore appunto Marrali, che si esibirà in un'estemporanea di pittura, e poi naturalmente da parte nostra, dei membri diciamo dell'associazione, ci sarà sia letture diciamo di pillole del libro appunto, ma anche letture di poesie recitate in dialetto siciliano. Quella di questa sera sarà un'altra serata all'insegna della cultura, così come ci avete abituato voi dell'Associazione Culturale Atena. Ecco, però a prescindere un po' da quelle che saranno le esibizioni, il racconto del professor Augello, quello che potrebbe rimanere questa serata è l'invito a chi verrà a prendere un libro in mano, a leggere. Siamo in estate, abbiamo più tempo per noi, regaliamoci un libro. Sì, avete già avuto modo di sentire che l'obiettivo rimane quello dell'anno scorso, e quindi quello di, come vedete stiamo partendo di nuovo da qui, da Largo Marengo, stesso posto, stessa ora, e l'obiettivo è sempre quello di valorizzare i posti perduti della nostra amata città. Però ecco, mi sento di lanciare proprio un invito, visto che siamo in estate, adesso siamo più liberi, diciamo tra virgolette, come dicevi tu, quello di l'invito alla lettura.
lettura. L'invito a leggere più libri possibili, a prescindere diciamo da Cani Cattì, dalle pillole, proprio per arricchirci personalmente, perché l'obiettivo proprio di queste manifestazioni è quello di aggiungere un valore aggiunto, no? A quella che è la nostra cultura, quelle che sono le nostre tradizioni. Quindi se a questo uniamo anche il piacere di leggere, di ascoltare poesie, no? E perché no? Di ascoltare della buona musica, ecco, se raggiungiamo pure questo obiettivo, diciamo che abbiamo fatto centro. Ecco, ricordiamo invece l'appuntamento, a che ora allora, saremo? Sera, ecco. Siamo qui, Largo Marengo, alle ore 20, inizierà sicuramente verso le 20:30. Mi raccomando, portate i cuscini come l'anno scorso. L'anno scorso ricordo che c'è stata una presenza massiccia del pubblico a Cani Cattinese, quindi noi speriamo, ecco, ci sia altrettanto pubblico, se non di più. Ma è un evento aperto a tutti, quindi è un momento di approfondimento, di scoperta, di cultura, ma anche di spettacolo. Si staglia questo evento proprio nella linea prefissata e nell'obiettivo prefissato dall'Associazione Culturale Atena, che appunto è proprio quello di promuovere il centro storico, di farlo conoscere a chi non lo conosce o di farlo riscoprire a chi magari già lo conosce. Quindi il profilo, come può ben vedere, è abbastanza ampio. È un luogo un po' dimenticato, questo anche perché legato ad una storia triste del nostro passato. Era luogo di esecuzioni capitali, praticamente qui venivano imbiccati le persone, insomma, condannate per reati, e quindi è anche una valorizzazione sotto questo punto di vista. Quindi vi invito a partecipare e a non mancare, perché ce ne saranno delle belle.